Dopo aver aperto l'uovo di Brawl Stars, passiamo alle altre uova. Abbiamo Vibee, Pokémon, One Piece, Brawl Stars già aperta, e Pandino. Non so perché. Ora apriamo questo uovo di Pikachu, che Pikachu è un Pokémon, anche non so se è un anime però. E questo Pikachu è un Pokémon che, se l'avete preso come voi, Pasqua, senza glutine, che lo possono prendere anche i celiachi, vabbè. E ora iniziamo a aprire questo uovo di Pasqua. Allora, la dice Pokémon, con sorpresa. Aspettate un attimo. Cioccolato finissimo al latte, a me mi piace sempre il cioccolato al latte. E adesso è molto difficile aprire l'uovo di Pasqua. Sempre benissimo. Oh no. Vabbè, chi si è qui? Ok. Vogliamo questo. Di Pokémon, non lo so dove lo mettiamo qua. Posizioniamolo benissimo. Una che mostra il Pokémon. Questo stavolta è con non so cos'è. È perché l'anno scorso io avevo preso quello dell'ovetto Kinder di Pokémon perché mi piaceva. E anche quest'anno. E lo apriamo. Qualche scotch, no? E quindi possiamo iniziare a vedere la cioccolata e la sorpresa. Oh no, mi si è caduto con la cosa di bloccato perché le uova si cadono sempre. Allora, già questo robot vasetto mi ha lasciato cioccolatino, quindi iniziamo ad assaggiare. Buono. È il momento di fare karate con l'uovo di cioccolato. Quindi siete pronti per vedere il karate. Aia, aia, mi sono fatta male. Ho rotto un po' di pezzi. Era cioccolata la nocciola. Ma vediamo. C'è un Mewtwo con scritto 150. Questo. E iniziamo ad aprire perché, perlomeno per vederlo meglio, perché non so cosa sia. Allora. Tipo un orologio. Tipo, non sembra proprio. Ah, fa luce, guarda che bello. Adesso come si spegne? Come spegnere? Ah, forse si spegne da solo, capito? Tanto iniziamo a provare sto orologio. Che non è un orologio. Vedi adesso si è spento anche un simile. È un po' magrissima, quindi mi. No, che è un cavolo, mi si è riacceso. Vabbè, non importa, però. Il voto di questo uovo di Pasqua di Pokémon, voto 9. Vabbè, quello di Brussels avevo votato 10. Cioccolata sempre buona. Ora. Magari forse io devo vedere il tutorial come chiudere questo uovo di Pasqua. Lasciamolo da parte. Non so dove.
siamo qua. Ora passiamo a One Piece. Sinceramente questo anime One Piece non l'ho visto, però dicono che si tratta di questo personaggio che è di nome Luffy e una squadra di capitani così. Mai sentita, perché l'anime non mi piace, però l'ho presa, non so perché. Quindi iniziamo ad aprire. Questo però è di Walcor, nuova marca, forse nuova marca. E cioccolato finissimo al latte, come dice quello di Pokémon. Con l'originale sorpresa. Non credo. Iniziamo ad aprire perfettamente anche questo, perché io faccio sempre... Vabbè, chi se ne frega lo rosso, raga, non importa. Sempre così, pensiamo sempre a Pokémon, perché abbiamo finito Pokémon. Ok, questo è One Piece. Iniziamo ad aprire. Oddio, ho perso il punto. Dov'è? Ok. No, ho sbagliato. E guarda qua, guarda. Come aprire. Vabbè, non è solo. Apriamo la parte sotto. E si apre malissimo. Vabbè, mi sembra venuta, non mi apre, non apre quello. Ok, continuiamo. Finché questo tuo. Ok, abbiamo finito di aprire questo uovo di Pasqua, che veramente è stato difficile aprirlo. Quindi ora iniziamo a spacchettare questo uovo di Pasqua e scoprire il suo cioccolato. Non mi si è rotto niente, quindi One Piece ti potrei prendere anche il prossimo anno. E anche lui facciamo karate, non so se non ha fatto karate perché era già spaccato. Quindi ora è l'ora di rifarmi male la mano e avere molte ferite nella mano. Quindi 3, 2, 1. Aia, molto finissimo, però mi sono fatta male. Riproviamo, no, scherzo. No, non ci posso credere. Allora. Oddio! Mi è uscita, non so come. Non so chi è questa ragazzina. Però è questa. Non so come si chiama. Commentate come si chiama sta ragazza. Apriamolo bene per vedere cos'è. Sinceramente penso che sono fighe. Che non si apre! Ok, facciamo innanzitutto, questo è un piso, perché sempre. Ok, allora, sono degli sticker con una tipa, quella che io ho fatto vedere, oddio. E un robot con scritto Wanted. Ti può cercare. Nico Robin. Oddio. Che brutto. Ho avuto una fortuna assoluta. Doppio. Allora, devo votare 10 su questo One Piece, anche perché ho avuto il doppio, ma. Va bene, in realtà è 9,5. Anche per la cioccolata. Che buona. Quindi sorpresina qua.
Questo è molto brutto. Anche qua mi serve il tutorial. Come mettere a posto questo uovo di Pasqua di One Piece. Basta che non faccia confusione. Ora passiamo a Pandingo. Non so perché me l'hanno preso, però visto si tratta, perché io ho guardato solo la parte realmente, però questo parla di un orso che, oddio, e passo la parte realtà, che è una roba del oddio, non mi ricordo come si chiama. C'era sto orso che viveva con un zio e una nonna, che a causa di una terremoto è morto tutta la casa. Lo zio non so che fine ha fatto. E poi c'era una che ha portato sto orso, che sembra figlio, a Londra. Però la nonna era ancora in Perù. Che io non so niente di questo Perù, sinceramente. E sto orso viene adottato da una famiglia Brown, ovvero famiglia Brown, giusto? Vabbè. E poi questo orso diventa famoso a Londra e vabbè, parla inglese, ciao. E iniziamo ad aprire questo uovo, però è troppo piccolo, peccato. E oddio, ok. Sinceramente così è molto brutto. Quindi vabbè, ora parliamo di un altro argomento. C'è un osso brutto uovo. Anche questo con la stessa cosa che ho fatto, non lo dico. È schifo, troppo piccolo. Ok? Tipo come se fosse un momento. Ah, lo sentiamo lì.